your service forward your orders Tutti ragazzi, per ritrovati nel case di Strici e bentornati in questo vlog. Tramite il quale vi aggiorno velocemente sulla situazione del computer. Che sta peggiorando, come avrete sicuramente notato dalla intro, in modo veloce e catastrofico. Che cosa è successo? È successo, ragazzi, che pur avendo ridotto ROM 2 a un solo episodio a settimana, ce l'ho sempre fatta tra un crash sporadico e un BSOD a portarvi comunque una puntata. Adesso la situazione è ulteriormente peggiorata, in quanto nell'ultima puntata che doveva uscire oggi ci sarebbe stato uno scontro epico che comprendeva quasi 4.000 utenti sul campo di battaglia. E proprio nel giocarla, dopo circa 20 minuti, si è presentato un BSOD che logicamente mi ha invalidato tutta la registrazione. A quel punto cosa ha fatto uno streamer di Baltimore Life, ha riprovato a registrare, ma anche in questo caso dopo 10 minuti si è ripresentato il BSOD. Ho riprovato, questa volta dopo 7 minuti si è presentato il BSOD ed è chiaro che tutte le volte ho perso la registrazione. A questo punto, ragazzi, il discorso è questo. Come ben sapete, ho cambiato già un pezzo al computer che sarebbe l'hard disk che era danneggiato e pensavo il in realtà fosse solo quello il problema che causava proprio tutti questi crash BSOD e chi più ne ha più ne metta. È chiaro che quello era implicato nella situazione, ma non era l'unica causa, a quanto pare. Credo che, come molti di voi mi abbiano già detto sotto gli scorsi video che parlavano di questo genere di problemi, sia legato invece alla scheda video. Però è sempre un'ipotesi, ragazzi, e non sono sicuro che sia solo quello. Potrebbe essere anche un condensatore della scheda madre, anche l'alimentatore. Le uniche cose che escluderei forse sono il processore, a cui però ho tirato il collo in passato, in quanto i primi anni ho tenuto un overclock da 4,5 GHz a core stabili che però appunto come ben sanno gli esperti del settore danneggia e comunque usura più velocemente il processore stesso. Le RAM le possiamo escludere da questo pacchetto diciamo di componenti che possono causare il problema perché le ho testate per circa 24 ore con un programma memtest86 e nessuno dei banchi presenti ha dato errore insomma quindi quelle sono forse le uniche che si possono togliere dal banco degli imputati e logicamente anche l'hard disk che è nuovo di pacca dove voglio arrivare ragazzi il discorso è questo logicamente io tra un mese ricomincerò a lavorare sono molto contento perché sapete che il mio lavoro mi piace molto si torna sotto il sole ma questo logicamente proprio in quest'ottica non mi permette adesso di fare un investimento ad occhi chiusi passatemi il termine senza sapere se effettivamente cambiando la scheda video risolverei il problema il mio progetto in realtà è ben più grosso e arrogante cioè rifarmi tutta la macchina da gaming dato che ha quasi 6 7 anni per quanto comunque funzioni e faccia il suo dovere nel basso regime, finita la prossima stagione lavorativa, quindi riapriremo in grande stile con componenti top di gamma che ci permetterebbero così di goderci tutte le avventure ai massimi settaggi, come abbiamo sempre fatto per ora, senza problemi di sorta. Fino ad allora è chiaro, però, ragazzi, che non posso più gettare ore e ore e ore nel tentativo di fare delle cose che poi non sei sicuro mai di finire. Immaginate solo la situazione di voler registrare una puntata di ROM e avere sempre l'ansia che da un momento all'altro il sistema crashi e che tu debba ricominciare. Tutto da capo. È logico che è una sensazione che non vi raccomando e soprattutto non ne vale la pena per nessuno. Per me perché butto via il tempo. E per voi perché comunque sia il prodotto finale, sarebbe qualcosa di veloce e tirato via perché logicamente io tendo dopo un po' a correre, perché voglio cercare di finire più velocemente possibile e non mi godo neanche l'avventura che sto affrontando. Insomma, ragazzi, questa è la situazione. In tanti, però, staranno dicendo: è eh, vabbè, Stre, però te ci porti 5-6 contenuti a settimana di Counter Strike. Il discorso, ragazzi, è che provate a mettere sulla bilancia a livello di peso di sistema un Counter-Strike e un ROM 2 Total War. Se sapete esattamente di cosa stiamo parlando, Counter-Strike è se va bene un terzo di peso a livello di sistema, quindi di richieste di processori, di schede video eccetera eccetera, per quanto sia un gioco ROM 2 più vecchio. Sono molto esosi, sono molto pesanti e bisogna avere dei sistemi potenti per farli girare e il mio sistema non regge più. La cosa ragazzi mi dispiace davvero tanto anche perché considerate ragazzi anche il mio punto di vista, cioè non poter girare ROM 2 non è assolutamente piacevole in quanto portando io dei contenuti sul mio canale e vedendo che questi contenuti vanno molto bene considerate che rom 2 l'ultima puntata ha fatto diverse migliaia di visualizzazioni in pochi giorni e quindi pensate che questa sia una grande soddisfazione per me d'altro canto però non posso veramente gettare via il tempo così e spero questo lo capiate così come spero capiate anche il fatto che per me adesso è inutile imbarcarmi in una spesa di una scheda video senza sapere se effettivamente sia solo quello il problema quindi avrò bisogno del tempo per capire effettivamente se è possibile isolare il componente o altri componenti del computer che non tengono, oppure semplicemente aspettare e cambiare tutto il PC per essere poi sicuro che tutti i componenti siano in fase. Anche perché, ragazzi, pensateci fare delle spese su un PC vecchio sarebbe come mettere dei pezzi costosissimi su una macchina datata. Quindi, come procediamo da adesso in poi? La mia idea è logicamente non fermarmi, ma portare quello che riesco a portare. Quindi, logicamente, non abbandoneremo Counter Strike. Anzi, avendo più tempo da dedicargli, potrò variare anche finalmente i contenuti. Quindi, potremo portare più tutorial ho già girato del materiale ma non sono mai riuscito a montarlo ancora quindi questo mi darebbe la possibilità poi di dedicarmi adesso portandomi così paradossalmente ragazzi a poter variare ed aumentare la qualità su quello che appunto il mio sistema per adesso mi permette di creare spero ragazzi che non prendiate subito le torce e i forconi ma pensiate leggermente anche alla mia situazione e soprattutto al fatto che è una scelta veramente amara anche per me non è che la impongo così tanto per fare niente ragazzi non c'è più nient'altro a dire speriamo solo che appunto il computer non peggiori ulteriormente fino a portarmi al punto 3 tale che neanche un gioco mi giri in quel caso è chiaro che interverrò di prepotenza perché vorrei continuare anche d'estate a portarvi appunto dei contenuti delle avventure divertenti che facciamo e chi più ne ha più ne metta ci aggiorneremo logicamente prossimamente anche per quanto riguarda proprio l'arrivo della nuova stagione balneare noi ci becchiamo prestissimo proprio con le avventure che riusciamo a portare e ragazzi mi dispiace davvero ma questo è quante insomma sono sicuro però che i veterani che mi hanno aspettato per tanto tempo nel momento in cui per motivi personali ho lasciato il canale in passato non abbiano problemi ad aspettare un po' di tempo prima che appunto riesca a risolvere anche questo ennesimo problema. Ragazzi un salutone da Streamus Life, dal papero Ulisse, noi ci ribecchiamo prestissimo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao! In questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su di DS per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!